Certo, intanto mi consento un duplice rilievo alla luce di quanto ascoltavo. In primo luogo siamo entrati davvero in un sacro romano impero della finanza in cui il sistema bancario detta legge e noi, sventurate plebi europee, dobbiamo fare i sacrifici, sacrum Con Banca facere, Etruria appunto in qualcosa Europa, di ma di che religioso in parla, nome del Fusaro? sistema bancario. E Ma poi no, siamo la potenza costretti bancaria di sempre Banca più Etruria. a venerare questa divinità demiurgica che è il sistema bancario, dobbiamo fare i sacrifici, le sofferenze sono sempre quelle del sistema bancario e guarda caso mai quelle delle classi lavoratrici e dei ceti medi Che martoriati hanno i dalla risparmi nelle crisi e dal banche, sistema quindi se si bancario. salvano le Prima banche, si salvano i osservazione. risparmi, Mi scusi, Fusaro. se lei parla Basta io di sono. Secondo punto, so se sono maschilista, populista e xenofobo, ora procedo No, però, al momento benissimo. veramente molto Secondo punto, maschilista, il Partito scusi. Democratico si conferma essere il partito di rappresentanza eletto del sistema bancario. Un tempo, vede, il Partito Comunista era contro il sistema bancario e difendeva le classi lavoratrici, scendeva in piazza con il popolo. Oggi invece il Partito Democratico, indegno erede del Partito Comunista ed esito di una metamorfosi kafkiana, difende il sistema bancario contro i lavoratori. Infatti alla Leopolda non vedete mai i lavoratori, vedete sempre i grandi esponenti come Serra del sistema finanziario, vedete Marchionne. Ed è appunto il partito di rappresentanza di questo sistema usurocratico e bancocratico che sta massacrando il ceto medio e le classi lavoratrici. Questo è il punto da cui partire per elaborare mappe alternative del pensiero e per procedere poi con l'azione per rovesciare questo sistema del tutto iniquo che sta abbattendosi sulle sventurate Ottimo. plebi europee che sono costituite ormai dal ceto medio disgregato dalle elite finanziarie e dalle classi lavoratrici. Questo è il punto da cui partire. Per cui le sinistre PD non sono la soluzione, ma sono il problema. E la signora Boschi in questo incarna un problema enorme da questo punto di vista, quali che siano poi gli esiti, il fatto che si schierino a favore del sistema bancario, che invece dovrebbe essere, lo dico apertis verbis, dovrebbe essere nazionalizzato, di modo che si eviti questa sciagura per cui i beni pubblici vengono privatizzati e le perdite private vengono pubblicizzate ai danni dei lavoratori e delle classi medie. Bisogna nazionalizzare ed è la sola via per reagire a questi scempi che si stanno abbattendo sul nostro paese in maniera sempre più tragica e sempre più quotidiana in noi. Fusaro, prego, velocemente, poi torniamo dopo la pubblicità. Ma voi avete ragioni da vendere quando dite che i piccoli risparmiatori lavoratori dipendono in qualche modo dal sistema bancario e quindi è difficile spezzare questa dipendenza. Però rendiamoci conto che è una dipendenza sempre più simile a un nesso di usura di fatto, che indebita e crea dipendenza da parte di chi è indebitato. Vi faccio un solo esempio, il bail-in. Non è stato esso forse un attacco frontale, direttissimo, gestito dal sistema bancario, dalla sua elite apolide di riferimento, ai danni del ceto medio risparmiatore delle classi lavoratrici? Non è forse, come ci insegna Stiglitz, la crisi del 2007, un grandioso tentativo da parte dell'aristocrazia finanziaria di sottrarre i risparmi ai lavoratori, alle classi medie e di drenarli verso l'alto, verso il vertice della piramide? Non siamo di fronte a una nuova inedita forma del conflitto di classe gestito univocamente da un'elite che vive di rendite finanziarie e che odia il lavoro del ceto medio e delle classi lavoratrici e che vive, ripeto, di rendite finanziarie e di rapine legalizzate bancocratiche? Questa è la domanda che dobbiamo porci seriamente se vogliamo ragionare al di là del E infatti non contingente parliamo della banca. accadere Infatti non stiamo. puntiforme degli eventi. Poi Questa è la dopo domanda. vediamo anche le ricette. Adesso...